Dimmi, Andrea, anche tu ti sei preoccupato per me, non è vero? Tu sì che sei stato fortunato. Hai scampato la morte nonostante tu abbia messo a repentaglio la vita della principessa. Percy, ti voglio bene, Percy. Ma tu sei tornato dalla donna che forse ami più di te stesso e che adesso ha tanto bisogno di te. Dopo essere stato lontano 7 anni, sei tornato da lei. Sei magnifico, Percy. Anche se avrei preferito che tu fossi tornato per me. È la prima volta che il mio cuore di donna riesce a capire cosa sia l'amore. Robert, sono venuta a salvarti. Andiamocene presto. Ma voi siete... Oh, Simon, ti prego di perdonare tua sorella. Mia sorella? Robert, le hai rivelato la mia identità. Perché l'hai fatto? Perché, come ti ha appena detto la regina, voi due siete sorelle. Non è possibile. Che cosa significa, Robert? È la verità. Ti prego, Simone, ora puoi anche toglierti la maschera, tanto non ti servirà più. No, è impossibile. Non voglio assolutamente credere che siate mia sorella. Proprio voi, la persona che non si è mai preoccupata della povera gente facendola soffrire. Senti questo. Sta cercando di nuovo Susan. Lei non è ancora tornata dal Messico. Questo è il quinto annuncio che mette Jim. Ma perché ci tiene tanto a vederla? E chi è Susan? C'è anche una mia foto. Perché non l'hai detto che leggeva la pagina degli annunci personali? Avremmo sistemato tutto da ieri. Sì, li legge a livello maniacale. Io non già, pensavo. Ma fortunatamente che... per tutti ci sono io qui e io penso. Dammi le chiavi della macchina. Te la riporto prima che posso. Ciao. La vedova nera si accoppia e uccide. Vuoi sapere se ama? È impossibile rispondere a questo. Io l'ho sempre pensato come un lavoro. Rendermi più attraente. Ero una professionista. Io sai, li amavo tutti, però. Profondamente. Sinceramente. Ci metto solo un paio di secondi. Poi andiamo dritti dal procuratore con tutte le prove in mano. Certo, manderò la documentazione anche ai giornali. Mi serviranno delle fotocopie. Te li immagini i titoli? Bellissima ragazza innocente scopre omicida misterioso. Che ne dici? Poi ce ne andremo via per un po'. Magari al caldo. Ne abbiamo bisogno tutti e due. Lo vedi? Guardami. 4 anni in gabbia e sono bianca come un fantasma. Ma perché fumi tante sigarette? Non saprei cos'altro farci. Oh, buongiorno, Twitter. Hai ancora quella brutta tosse? Ci vorrebbe la maschera antigas? È ora di alzarsi, signor Jetson. Cosa c'è per colazione? Succo d'arancia, uova col bacon, pane tostato con marmellata e caffè. Come le vuole le sue uova? Oggi niente uova. Stiamo attenti al colesterolo, signor Jetson? Voi avete ragione. Noi non capiamo quello che sta avvenendo qui. E non è come l'immaginavo quando ci pensavo a Boston o a Londra. Mi dispiace deludervi. No, al contrario. È entrato nel mio sangue così in profondità. Oltre qualsiasi immaginazione possibile. Senti, ascoltami, Riccardo. Tra la mia gente, quando uno prepara un matrimonio e vengono avvisati tutti, poi si deve sposare. Però non so come si sistemano le cose fra la gente del tuo mondo. Ora non ci dobbiamo preoccupare né della tua gente, né della mia. Adesso contiamo solo noi due. È che non possiamo farlo ora. Perché no? La notizia delle tue nozze con la bionda è uscita sul giornale. Scommetto che tutti i suoi amici devono aver già ricevuto le partecipazioni. Se tu non aspettavi tanto tempo. Ricorda soltanto il gatto accovacciato sotto il tavolo e un braccio che la afferra da dietro. Sarà in grado di ricordare qualcos'altro? Non direi proprio. Allora, che cosa facciamo? Abbiamo preso ulteriori misure precauzionali. In che senso? Volantinaggio. Cerca chi può conoscere gli orari degli studenti. Le due ragazze erano a lezione quando quello è entrato in casa loro. E così hai ristretto il campo a circa 2000 persone. Voglio una lista, Andy. E la voglio subito. Non provo alcun sollazzo a fare del male. Non mi piacciono né le pistole, né le bombe, né le sedie elettriche. Ma a volte la gente non vuole proprio capire. Quindi devo usare metodi persuasivi. I miei genitori, Sharon e Dave. Il mio compleanno? Avevo 10 anni e sapete cosa mi regalarono? Pensate, la Barbie Malibu. La Barbie Malibu? Che incubo. Che affronto. Non era quello che volevo. Io non ero così. Io ero una vera ballerina, piena di garbo, di delicatezza. Dovevano morire. Io devo sapere
se vuoi che stiamo insieme o no. Quindi prendi posizione in un senso o nell'altro. D'accordo, non voglio. Allora, che cosa ci sei stato a fare con me questi 7 mesi, eh? Per gioco? Certo, tu no. Stai calma. Non dirmi di stare calma, sei uno stronzo. Ho tanti di quei casini nella mia vita che tu nemmeno te li immagini. Ah, e scommetto che sei l'unica. Che cosa sei, sposato? Sono separato, più o meno. Quindi è stata tutta una bugia, non si salva niente. È incredibile come un bambino ti cambia la vita. Una settimana fa questo mi avrebbe distrutta. Ciao, Annie. Sono il dottor Eisenberg. Salve. Vediamo come stai andando. Ok. Sostituisco io il dottor Brooks per oggi. E voi chi siete? Siamo i genitori. E lei è... lei è quella che la farà... Sì, proprio io. Ah. Annie, tutto sta andando molto bene. Adesso controlliamo se la dilatazione procede secondo i parametri. D'accordo. Insomma, io non lo so. Quanti parti pensi che abbia assistito? Oh. Finora 341 per la cronaca. Oh. Senza contare i due di stamattina. Potete entrare adesso. Accidenti. Un uomo innocente nel braccio della morte, un killer ancora libero, dimmi che non sto sognando. Andiamo in diretta. No, non avere fretta, non abbiamo niente di concreto. Ma è uno scoop fantastico. Questo lo so, è che ci servono delle prove. Se è vero quello che penso, potrei salvare la vita di un uomo. Lo sai cosa significherebbe per il mio libro? Qual è la prima cosa che vedrò? Il mio viso, direi. Oh, per carità, non mi tolga la penna. No, un momento, ho paura. Potrebbe chiedere agli altri di uscire. Era solo una battuta quella sul suo viso. Lo so. È che... Pensa all'ultima faccia che hai visto. Quella di mia madre. L'unica cosa che mi auguro è di non rivederla. Stavo dando la caccia a un pervertito dalle parti di Gardnerville. Ti giuro, uno da ricovero, un maniaco sessuale vero. Molestie a bambini, eccetera. Finalmente riesco a bloccarlo. Nei dintorni di un paesino, Woodford. Che in combinazione si trova appena fuori dal confine del Nevada. Quindi io sono fuori dalla mia giurisdizione. Lo lasciano andare. Da quel momento inizio a tallonarlo giorno e notte. Dovunque vada, divento la sua ombra. Decisa a saltargli addosso appena me ne avesse dato il pretesto. Al minimo sgarro avrei dato a quel sudicio maiale una lezione di quelle che non si dimenticano. E riusciste a beccarlo? No. No, fece causa al mio dipartimento per vessazione. E così ti licenziarono in tronco? No, quello accadde più tardi, quando dissi al tenente che era un porco fallocrate. È così che morirò. In solitudine, la libertà che desideravo. Ti ho trovata seguendo l'odore di sangue e di miasma. Ah, certo, eri sulle tracce di Naraku. Chissà che delusione incontrare me. Sapevo che avrei trovato te. Sei venuto pur sapendo. Stai andando via? Sì, basta così. Alla fine, ti ho rivisto. Mi chiamo Helga Sinclair. Sono qui per conto del mio principale, che ha una allettante proposta da fare. Può interessare. Il suo... E chi è il suo principale? Da questa parte, prego. E non sgocciolare sul Caravaggio. Sbrigati, al signor Whitmore non piace aspettare. Ti rivolgerai a lui chiamandolo signor Whitmore o signore. Resterai in piedi a meno che non ti chieda di sederti. Frasi brevi e dirette, chiaro? E rilassati, non morde. Ti servono riparazioni? Riparazioni? No, sto bene. Allora, tu hai un bambino. Non è Andy, vero? No. Lui è andato al college, ma ci ha donati a Bonnie. Per questo sono qui. Un suo giocattolo ha intrappolato in un negozio di antiquariato. L'antiquariato? Seconda chance? Conosciamo quel negozio. Ci abbiamo passato anni ad accumulare polvere su uno scaffale. Ma non ho altra scelta. La mia Bonnie ha bisogno di quel giocattolo. Mi aiuterai? D'accordo. Grazie! Grazie! Ok, si può fare. Spacchiamo! Voglio arrivare a casa presto. Brewster, questi giorni è di pessimo umore. Gesù santo! Che ci fa al buio nello spogliatoio delle donne? Forse li spiano, non ci sono telecamere qui. Vorrei vedere. E se fosse entrato in un momento inopportuno? Voglio solo sapere se sta bene. Sì. Quando lo liberate? Presto. Quando la pioggia riempirà il canale che porta al mare. Per qualsiasi cosa, liberatelo in fretta. Che cosa ha detto? Che lei è un bravo uomo, dottor Hofstetler.